Buongiorno e ben ritrovati con il nostro appuntamento dedicato alla salute. Oggi siamo in compagnia del dottore Luigi Califano, otorinolaringoiatra, audiologo, nonché responsabile di audiologia dell'ospedale San Pio di Benevento. Ben ritrovato, dottore. Grazie, grazie, grazie di Allora, essere qua. dottore, oggi parleremo delle vertigini parossistiche, giusto? Un disturbo che colpisce tantissime persone e che comporta anche tanti disagi nella vita quotidiana. Allora, le chiedo subito che cosa sono esattamente le vertigini? La vertigine, o forse meglio ancora, come lei ha detto, le vertigini sono un grave, serio disturbo della nostra percezione nello spazio, in quanto che viene a essere modificata, ovviamente in senso patologico, in senso negativo, quella che è la nostra consapevolezza di essere nello spazio, nel senso che abbiamo la sensazione di un falso movimento, un movimento che ovviamente non c'è, o dell'ambiente esterno o di noi stessi rispetto all'ambiente, a volte in senso veramente di tipo rotatorio, altre volte anche con movimenti di tipo in orizzontalità o in verticalità. Però quella assolutamente più tipica, la vertigine più violenta, è quella in cui si assume veramente un carattere di tipo rotatorio. Esiste una serie di cause e di patologie quindi che possono determinare questo che preciso è un sintomo, non è una malattia. E da patologie che possono essere anche patologie decisamente gravi, pensiamo, senza voler assolutamente spaventare chi ci sta ad Certo, no, ascoltare, patologie assolutamente. anche di tipo l'infarto del cervelletto o ischemie a livello di altre Cioè, zone, potrebbe ancora di quelle essere questo un cerebrali. sintomo Sì, può essere un sintomo di patologie veramente gravi. molto gravi, ma fortunatamente queste costituiscono una situazione molto più rara rispetto ad altri tipi di vertigini ugualmente violente, perché non è la violenza a fare la differenza nel definire se sia una patologia grave di tipo cerebrale, cerebellare, o una patologia direttamente a carico dell'orecchio, ma sono determinate altre caratteristiche. E fortunatamente, ragionando in termini statistici, le vertigini che nascono da patologia dell'orecchio interno, per la precisione, sono molto più frequenti rispetto a quelle che hanno altra causa decisamente più grave. Lei ha giustamente iniziato con la vertigine parossistica da posizionamento, che difatti è di gran lunga la vertigine più frequente. Ah, Questo è ecco. un dato mondiale. È un dato mondiale che vale per l'Italia, come vale per il Canada, come vale per la Francia, come vale E per colpisce l'Australia. qualsiasi tipo di persona, età, genere? Questo tipo di vertigine è fortemente connesso all'età, in quanto che, direi fortunatamente, quando i pazienti mi chiedono, dottore, perché l'ho avuto, io gli dico fortunatamente perché sta invecchiando. Il più delle volte non c'è una causa veramente determinante, con l'unica eccezione del trauma cranico, in cui possiamo avere anche una rottura di alcuni organi, di cui tra poco vi accennerò, sempre a livello dell'orecchio interno, ma è dovuto a un processo molto più spesso, un processo di senescenza, di invecchiamento dell'orecchio interno. È chiaro che in questo tipo di processo poi possono esserci fattori che lo rendono più importante, più serio, più rapidamente evolutivo, e al primo posto ci dobbiamo mettere sicuramente le patologie di tipo vascolare, microvascolare, perché l'orecchio interno è una caratteristica non molto gradevole, in che senso? Che è un organo ad elevatissima attività, è un organo in cui ci sono una struttura in cui ci sono due organi, l'organo dell'udito e l'organo estremamente complesso dell'equilibrio, anche quello dell'udito è estremamente complesso, però il flusso di sangue non è molto alto. In particolare poi i Quindi piccoli che vasi che succede? arrivano alle periferie di questi organi dell'orecchio interno sono veramente piccoli, piccoli non solo, ma non hanno possibilità di essere sostituiti nel caso ci sia un problema a loro carico. Quindi, ripeto, il fatto generale che è un tipo di patologia fortemente associata all'età è sicuramente fortemente associato anche all'invecchiamento dovuto alla senescenza vascolare. Qual è il danno che si realizza? Il sintomo principale, partiamo Sì, dal sintomo, esatto, anzi, partiamo dai sintomi. perché i nostri I pazienti sintomi tipici, probabilmente a questo vogliono esatto. sapere, il sintomo tipico è una violentissima vertigine che si scatena quando il paziente non se l'aspetta, cioè in quello che sembra essere il momento più tranquillo della vita di tutti noi, mentre stiamo a letto, di notte, mentre siamo a letto, oppure al mattino, quando ci siamo svegliati e facciamo i primi movimenti nel letto.
è il motivo per cui viene detta vertigine da posizionamento. Perché di notte? Perché quando siamo stesi, quando siamo tranquillissimi, nessuno ci dà fastidio, non abbiamo fatto nulla. Che succede infatti all'interno del nostro orecchio? Perché il danno che si realizza nell'orecchio interno comporta una caduta, una rottura, ecco, più che caduta, e successiva caduta di piccoli frammentini di alcuni organoli che si chiamano otoliti o otoconia, che sono situati in uno dei cinque organoli dell'orecchio interno che formano l'apparato principale di tipo vestibolare, che si chiama utricolo. Sono dei microsassolini molto ben organizzati che formano uno strato compatto che sta sopra la parte recettoriale di questo organo che si chiama utricolo. È un organo molto debole, è praticamente sono dei frammenti che dei frammentini che potrebbero paragonare all'osso. Quindi di fatto, volendo semplificare, vanno incontro a dei fenomeni che possiamo un po' comparare, paragonare, associare all'osteoporosi. Quindi, come nell'osteoporosi ben sappiamo, l'osso diventa più debole. Quindi per questo insorge con l'età. In questo tipo di patologia questi organi diventano più deboli. Si rompe qualche frammentino e questo succede sempre e a tutti. Però quando questo processo è un po' più elevato dal punto di vista quantitativo, questi frammentini vanno a collocarsi, vanno a cadere sempre nell'orecchio interno, perché è una patologia esclusivamente dell'orecchio interno, in un'altra parte dell'orecchio interno che si chiama canale semicircolare. Solitamente è un tipo di canale che noi definiamo tecnicamente canale semicircolare posteriore o inferiore, quello più frequentemente colpito, e in questo caso la sintomatologia si scatenerà quando appunto ci muoviamo in un piano verticale. Ci alziamo dal letto o ci stendiamo nel letto. Altre volte, ugualmente in modo molto significativo ma meno frequente, interessa un altro canale che invece è il canale laterale, che ha una disposizione orizzontale, quindi capiamo che in questo caso la patologia, il sintomo, si manifesterà quando ci giriamo nel letto, per esempio, perché questi piani lavorano in questo senso. Quindi quando ci giriamo verso destra, verso sinistra, per pura forza di gravità, perché questi sono dei sassolini pesanti, questi sassolini si muovono e stimolano in modo improprio il recettore nervoso. L'orecchio risponde in senso corretto, sono stato stimolato, invio un segnale sbagliato nella parte iniziale, ma corretto nella fase successiva all'occhio. Perché dovete sapere che l'occhio, diciamo sempre un po' scherzando pure con gli amici oculisti, l'occhio è servo dell'orecchio. L'occhio fa quello che l'orecchio interno, in particolare l'apparato quindi vestibolare... Quindi incide anche sulla vista, sull'occhio? No, assolutamente no. È un altro tipo di meccanismo. L'occhio risponde a quello che l'orecchio gli comanda per tenere... Un fatto di equilibrio. Esatto, il nostro sguardo fisso, per esempio, su un bersaglio. Cioè, quando camminiamo, i nostri occhi sono fermi su un bersaglio. Se così non fosse, e succede in alcune patologie, noi vedremo gli oggetti ballare. Allora c'è questo segnale che è un segnale di stabilizzazione foveale dell'immagine, cioè l'immagine rimane bloccata in un punto precisissimo dell'occhio. A un certo punto, quando arriva un segnale sbagliato in partenza, ma l'occhio non lo sa che è sbagliato, l'occhio risponde cominciando a ruotare. E certo, non la messa a fuoco, non c'è. No, è proprio un movimento oculare, veramente, in cui l'occhio sembra impazzito, ruotando in senso torsionale oppure nel senso orizzontale. E questo poi in genere. La persona sa che sta a letto, se fosse su una giostra succederebbe la stessa cosa, certo. Ma non avrebbe la vertigine. Quindi il nostro cervello capisce che quel segnale è anomalo, perché io sto a letto, non sto su una giostra, e parte il sintomo vertigine. Dottore, lei mi parlava di età, però le vertigini possono venire, insomma, possono colpire anche persone più giovani. Per quale motivo in quel caso? Ci sono altre patologie. Questo tipo di patologia, come dicevo prima, è fortemente correlato all'età. La vediamo nei bambini o nei giovanissimi praticamente solo in seguito a un trauma, la classica caduta da bicicletta o il bambino che batte la testa contro qualcosa, un incidente stradale. Mi è capitato di trattare, ricordo ancora, una bambina di 2 anni dopo un incidente stradale, facemmo
quella che si chiama manovra liberatoria, che magari poi possiamo, sì, 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 possiamo accedere, la fece, esatto, in braccio alla mamma, e sta allora bambina, figlia della nostra infermiera, che adesso è ben più grande, fortunatamente nel corso della sua vita non ha più avuto questo tipo di problemi. Quindi un sindrome di questo tipo nel bambino, se dovuto non è al correlato trauma, al trauma, è un sindrome estremamente, estremamente a rischio di altra patologia. Ah, okay, posso... In un anziano invece fortunatamente no, perché il più delle volte, ripeto, abbiamo detto, è legato alla senescenza, esatto, dell'organo. Dottore, invece parlavamo di diagnosi, e quali sono i principali esami diagnostici per determinare appunto la qua, causa? Diciamo, delle... devo dire che da quando ho iniziato la mia attività qua a Benevento in questo senso, allora parliamo ormai di oltre 30 anni fa ad oggi, molte cose sono cambiate, fortunatamente dico, per cui ci arrivano sempre meno frequentemente richieste improprie di esami. E l'esame cosiddetto vestibolare, che è una parola che dice tutto, ma contemporaneamente può anche non dire nulla. Perché quello che noi andiamo a fare nel corso dei nostri esami è sempre basato su quello che il paziente ci dice. Quindi la prima regola, e questo vale in tutti i campi della medicina, e vale molto anche nel campo della vestibologia, è ascoltare il paziente. Cioè, se un paziente viene e mi dice: la vertigine ce l'ho solo quando mi stendo nel letto, ce l'ho solo quando mi giro, ce l'ho solo quando mi stendo, mi abbasso, insomma, noi andiamo assolutamente mirati a fare determinate prove nel contesto dell'esame vestibolare, che si chiamano appunto le prove di posizionamento. Semplicemente facciamo stendere il paziente, nulla di assolutamente diverso da quello che fa nella vita quotidiana, lo facciamo stendere con alcune angolazioni un po' precise, perché sappiamo ovviamente quale canale, quali sono gli angoli dei canali, quindi andiamo esattamente nei piani di quei canali, verticali o canali laterali, senza entrare nel merito, come le dicevo prima, e andiamo ad osservare quello che accade. Se una persona normale, uno di noi tre che siamo qua in questo momento, spero nessuno di noi in questo momento abbia problemi di vertigini, e facciamo questi test, non succede assolutamente nulla. Nulla, ci stendiamo, ripeto, è come quando ogni sera ci andiamo a dormire. Se invece il paziente ha questo tipo di storia recente, cioè la patologia deve essere ancora attiva, perché per fortuna un'altra caratteristica di questa patologia è che spesso si risolve da sola. Certo, non sappiamo in quanto tempo, a volte in pochi giorni, ma possono passare settimane e mesi, quindi se persiste oltre i primi giorni, bene, immediatamente sottoporsi all'esame specialistico. Tornando, che in questo caso l'esame vestibolare, quindi andiamo ad osservare quello appunto succede agli occhi. L'altra cosa di cui spesso i pazienti si meravigliano è che noi per analizzare l'orecchio guardiamo l'occhio. Perché quello che dicevo prima è l'occhio che esegue il comando errato che l'orecchio gli ha dato. E quindi in questo caso vedremo quelli che sono i movimenti oculari indotti dai posizionamenti. Ovviamente non entriamo nel merito tecnico, ma in base a quello che osserviamo noi siamo assolutamente in grado di fare la diagnosi di lato e di tipo di canale che è interessato. E da qui partiamo poi per le manovre di tipo liberatorio. Un piccolo passo indietro, le dicevo prima, molte cose sono cambiate. Fortunatamente c'è una molta maggiore consapevolezza nell'ambito della medicina di base di questa patologia, per cui sicuramente gli esami vengono fatti in modo più mirato e molto più corretto. Devo dire che in questo campo veramente mi devo complimentare anche con i medici di base, che hanno ben recepito nel corso degli anni questo tipo di messaggio. Una cosa che ci tengo a dire, la dico sempre quando parlo con persone magari non pienamente addette alla materia: dimentichiamoci la cervicale, per favore, cancelliamo la cervicale. Per quale motivo? Perché non c'entra niente, molto, ecco, semplicemente. Diciamolo allora. Semplicemente perché non c'entra nulla. Forse spesso però i pazienti, non sì, il campo medico, i pazienti sì, associano sempre la vertigine alla cervicale. Spero che molti dei nostri pazienti ci ascoltino, spero che chi ci ascolta non, certo, abbia mai, certo, vertigini, per l'amor di Dio, sì, però ricordatevi che se si ha una vertigine di questo tipo, una vertigine intensa, con rotazione, con sensazione di movimento, non c'entra niente la cervicale. Non c'entra mai, assolutamente, nulla. Quindi nel passato, ricordo, erano tantissime le radiografie cervicali che venivano fatte, completamente inutili, oggi sono fortunatamente molto, molto di meno. Sì. Dottore, prima parlavamo di trattamento e cura, lei parlava della sua esperienza, 30 anni, no, di esperienza, quanto è cambiata la tecnologia nel suo caso? La tecnologia si è molto evoluta, ma alla fine non è che ha cambiato in modo radicale quello del nostro approccio al paziente. Quando abbiamo iniziato, insomma parlo degli anni 90, praticamente noi utilizzavamo un apparato di visione che si chiama occhiali di Frenzel, che è semplicemente una sorta di maschera da subacqueo, da saldatore se preferisce, su cui sono apposte due
due lenti, dette lenti, sono delle lenti a 20 dioptrie, che servono da un lato a inibire la fissazione visiva del paziente, perché alcuni tipi di risposta oculare, la risposta oculare anomala si chiama nistagmo, e dall'altra parte servono ad ingrandire l'occhio del paziente. Quindi questo ci permetteva, ci permette ancora perché ancora sono in uso, è ancora un ottimo sistema, ci permette di vedere bene gli occhi del paziente, quindi di capire se i movimenti che gli occhi fanno sono nella norma oppure se siano delle risposte anomale rispetto a quello che dicevamo prima, se arrivano dei messaggi errati da parte dell'orecchio. Chiaramente questo tipo di strumentazione comportava di essere molto vicini al paziente, dovevamo vedere direttamente i suoi occhi. Diciamo dalla metà degli anni 90, insomma, è stata introdotta la tecnologia di infrarossi, che si basa sempre sull'uso della stessa mascherina, ne ho una qua per esempio, una mascherina di questo tipo, su cui sono apposte due telecamerine, una o due telecamerine ad infrarossi. L'infrarosso, sappiamo bene, lavora al buio, quindi il paziente continua ad essere al buio. Le telecamerine ad infrarosso, poste laddove c'erano gli occhiali praticamente, inquadrano gli occhi dei pazienti e ci permettono, trasferendo ovviamente un'immagine su schermo, con la moderna tecnologia appunto, di seguire su uno schermo, quindi in modo ancora più ingrandito e direi anche senza avere la necessità di stare addosso al paziente per eseguire, per eseguire l'esame, ci permette di vedere in un modo ancora più fine. È chiaro che questo tipo di tecnologia si va continuamente evolvendo e in questo senso devo sicuramente essere grato alla nostra amministrazione che ci ha sempre supportato in questo tipo di attività, vista anche quelle che sono le richieste da parte dell'utente. Perché questo distingue le attività cliniche di una struttura di un certo livello rispetto all'altro. Quindi la nostra amministrazione è molto sensibile, lo stato in particolare con noi, nel ammodernare via via quella che è la nostra strumentazione. Proprio in questi mesi sarà in fase di acquisizione un nuovo sistema di video nistagmoscopia e video nistagmografia, che è una cosa un po' ancora più complicata, proprio un'ulteriore evoluzione tecnologica che la nostra direzione strategica ci ha concesso di acquisire. Dottore, parlando invece di prevenzione, esiste una prevenzione per diminuire il rischio di vertigini, diciamo così? No, sarebbe, non esiste. Sarebbe una bella cosa. Torno un po' a quello che ho detto, ricordo di aver detto un po' all'inizio in senso un po' generale. L'invecchiamento dell'orecchio, come di tutti i nostri organi, certamente rientra in un quadro più generale, noi non siamo fatti a settore. Quando c'è un problema di tipo, per esempio, vascolare, microvascolare, è un problema che colpisce tutto l'organismo. Quindi credo che ci siano alcuni momenti su cui si possa fare effettivamente prevenzione. Abbiamo detto prima l'osteoporosi, quindi per esempio il controllo di un corretto metabolismo del calcio può sicuramente aiutare in questo senso, e ci sono degli studi a cui noi stessi abbiamo partecipato che dimostrano questo. C'è il miglioramento delle condizioni, almeno dal punto di vista teorico, microcircolatorie, e allora controllare il colesterolo, pressione arteriosa, evitare abusi di caffeina o di quant'altro. Quindi tutto quello che dico si fa a livello di prevenzione cardiaca, per dire, va bene anche per l'orecchio. Assolutamente bene per l'orecchio, perché esatto. Il discorso non cambia. I circoli terminali, la microcircolazione terminale, dagli stessi problemi in tutto il nostro organismo, ovviamente manifestandosi poi con sintomi diversi a seconda dell'organismo che viene a essere. Non si sbaglia mai. Cioè, e quindi in questo senso qua sicuramente la prevenzione diventa molto importante. Se parliamo di una prevenzione specifica del sintomo vertigine, le devo dire di no, perché rientriamo, cerchiamo di fare quello che possiamo fare nel mettere un po' il nostro organismo in ordine. E se cerchiamo di mettere a posto l'orecchio, probabilmente riusciamo a dare una mano anche a tutti gli altri organi del nostro organismo. Stessa cosa vale che, per dire, a livello di una prevenzione di problemi circolatori cardiaci, questo metterà in condizione anche gli altri organi di risentirne in modo assolutamente positivo. Una peculiarità che volevo dire, facendo un passo indietro per la vertigine da posizionamento, ho detto prima, ricordiamoci che la cervicale non c'entra nulla, né nella vertigine da posizionamento né nelle altre vertigini. Una particolarità è questa, che la vertigine da posizionamento non necessita di farmaci per il trattamento, in quanto
Oddio, non in senso così radicale, si intendono le mie parole, nel senso che se uno ha nausea o vomito, assolutamente deve assumere i farmaci che controllino questi sintomi. Però di per sé quel tipo di patologia la possiamo risolvere in modo solitamente molto rapido attraverso quelle che vengono chiamate manovre liberatorie. Diciamo, parliamo di queste famose... immaginifico di chiamare queste manovre. Queste famose manovre. Sì. Ormai il paziente, diciamo, dopo la fase dell'artrosi cervicale, ormai lui è padrone di questo tipo di terminologia. Viene qua, signore, che problema ha? Non sono venuto perché mi dovete fare manovre. Dico, vabbè, facciamo prima la diagnosi, poi magari, se è possibile, io mi auguro che sia così, facciamo anche le manovre. Sono delle, chiamiamole manipolazioni, ma non è un termine esatto, è una serie di movimenti che vanno posti, che devono essere posti in essere dopo la diagnosi, chiaramente. Una diagnosi corretta del lato affetto dalla vertigine da posizionamento, che in base a quel meccanismo di cui abbiamo detto prima, degli ottagoni che si frammentano, è detta canalolitiasi, cioè sì, presenza di pezzettini di pietra, litos, nell'ambito dei canali semicircolari dell'orecchio. E con questi movimenti, ripeto, noi sappiamo quello che è la forma anatomica, sappiamo come sono orientati questi canali. Ultimamente si stanno diffondendo i modelli di simulazione che possono sicuramente aiutare molto nel prevedere la direzione del movimento che dobbiamo fare. Facciamo dei movimenti in cui semplicemente sfruttando la forza di gravità e la forza di inerzia in alcune situazioni cerchiamo di far scivolare via piano piano questi otoliti. Dovrei fargliela vedere come si fa una manovra, magari spiegare, potremmo magari anche allestire un video. Semplicemente, di solito, ovviamente parlo in senso generale, partiamo dalla posizione scatenante. Facciamo conto che noi mettiamo il paziente sulla sua destra con la testa un po' appesa, un po' inclinata di 45 gradi verso il lato destro. Ammettiamo che in quel momento vediamo quello che si chiama nistagmo parossistico da posizionamento, cioè questo violento movimento rotatorio e verticale degli occhi che dura poco, dura in queste forme 15-20 secondi, ma al paziente sembra un'eternità perché è violentissimo. Allora poi piano piano anche in modo rapido, poi esistono vari tipi di manovre, diciamo, per essere più didattici, piano piano ruotiamo la testa del paziente e il suo corpo molto lentamente, accelero un poco, fino a portarlo dall'altra parte, in modo tale che questi sassolini tendano piano piano a scivolare via, andare verso l'uscita dal canale e tornare da dove sono partiti. Siamo utricolo, non è che si vanno a rincollare. C'è una periodicità di trattamento? No, nel senso che noi partiamo con una manovra, statisticamente in un 70-75% dei casi è sufficiente una sola manovra, a volte bisogna farne due, più raramente tre, più raramente quattro, più raramente 5-6. Se alla fine non riusciamo a sbloccarlo, perché c'è un 2-3% di casi che non rispondono a questo tipo di manovre, abbiamo ancora altre tecniche dette ripetitive. Se ancora non va, andiamo ad approfondire con indagini, prima di tutto la risonanza magnetica cerebrale. Ma ripeto, arriviamo a questa indicazione veramente in un numero ristrettissimo di casi. E questo ci dà l'occasione per dire un'altra cosa: il riconoscere questa patologia e seguire un giusto percorso diagnostico e terapeutico evita, e siamo in una sanità purtroppo sofferente, evita il ricorso a tanti esami inutili. Bene, dottore, il tempo a nostra disposizione è terminato. È volato via, è vero. Grazie per questi, veramente, per tutte queste informazioni, importanti informazioni relative appunto alla nostra salute dell'orecchio, le vertigini, e poi incide, abbiamo detto, anche sulla vita assolutamente quotidiana. Assolutamente, l'impatto più notevole è poi per alcune patologie croniche. Non posso lasciarla se non dico che esiste una malattia in particolare, che è la malattia di Menier, che è una delle, detta, definita fino a pochi anni fa, l'enigma dell'otoneurologia. È una malattia, proprio il tipico protocollo della patologia vestibolare cronica, che però si associa a degli episodi acuti violentissimi. È una patologia di cui alla fine, onestamente, dobbiamo dire, non riusciamo a dire nel singolo paziente perché gli sia venuto. Esistono delle forme familiari, ma esistono tante forme non familiari. E lì l'impatto sulla qualità di vita è notevolissimo. Entrano in gioco fattori psicologici, ansiogeni, depressivi, e c'è un altro fattore in questi casi da considerare nella malattia di Menier, è il danno uditivo. Il danno uditivo è una malattia che può essere monolaterale, e vai, ancora, ma quando è bilaterale, al problema della vertigine che ritorna
ciclicamente, in modo del tutto imprevedibile, cioè la persona non è più in grado, non è più in grado di organizzare la sua vita, non riesce più a programmare quello che deve fare perché vive nell'incubo che gli venga la vertigine e poi si associa il danno di tipo bilaterale che veramente costituisce un grosso handicap sociale, specialmente nei soggetti anziani. Non dobbiamo sottovalutare alcuna segnale, quindi dobbiamo fare il controllo e la prevenzione ovviamente deve avvenire comunque in una forma completa, più ampia, comunque dobbiamo affidarci a mani esperte. Bene, grazie ancora dottore di essere stato con noi. Ringrazio voi per questa opportunità, ringrazio anche la nostra azienda ovviamente che ci ha consentito di essere qua con voi, a voi di essere qui con me e a me di essere qui con voi. Bene. Grazie. Grazie ancora e grazie a voi di averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata.